Presso il Tribunale di Firenze nella mattinata di giovedì si è svolto il processo di appello che ha visto imputato Nicola Guidotti, viareggino 61 anni presente in aula, che il 20 giugno del 2015 uccise il fratello Mario, 51 anni, con 4 colpi di pistola al termine dell'ennesimo litigio di fronte al loro ristorante Mezzo Marinaio in Darsena a Viareggio. Per questo delitto Guidotti fu condannato in primo grado con rito abbreviato a 15 anni e 4 mesi che sta scontando ai domiciliari, con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Al termine del processo di appello la pena è stata ridotta a 13 anni e sono stati confermati i domiciliari e il permesso di lavorare. Già in primo grado erano stati esclusi la premeditazione e i futili motivi e concesse le attenuanti generiche, pur non riconoscendo la incapacità di intendere e volere, come da perizia dei consulenti del Tribunale, il primo grado era stato tenuto conto sia della buona condotta di Guidotti, sia in carcere che durante il processo, e del fatto che fosse incensurato. Nel corso del processo di primo grado Nicola Guidotti aveva ripercorso il rapporto conflittuale con il fratello, ribadendo che da quel tragico pomeriggio per lui era iniziato un inferno. Nella sua mente c'è sempre il corpo del fratello steso a terra sull'asfalto di fronte al loro ristorante. Soddisfazione da parte dei legali Massimiliano Landi e Riccardo Carloni, che hanno visto accogliere la loro richiesta di concordato con la Procura Generale, che era presente nel codice e poi successivamente abolito nel 99, ma che è stato ripristinato dopo la riforma del Ministro della Giustizia Andrea Orlando.